Fer dalle tasche coltivano le radici che crescono all'interno delle loro gallerie, il che rende questi piccoli roditori il primo esempio di mammifero non umano a praticare una forma di agricoltura. I tunnel sono paragonabili a filari di colture. E se davvero quello che stanno facendo conta come agricoltura, allora questi roditori sono i primi mammiferi non umani a qualificarsi come agricoltori. L'agricoltore di insetti più sviluppato oggi è la formica tagliafoglie, che risale a circa 10 milioni di anni fa e comprende quasi 50 specie originarie dell'America meridionale e centrale e degli Stati Uniti meridionali. Alcune specie di termiti, che vivono in nidi coloniali come quelli delle formiche, coltivano anche giardini di funghi. Gli insetti costruiscono pettini, spugnosi, che possono includere feci di termiti nutrienti come ingrediente e crescono funghi sui fadi. Le termiti si nutrono dei funghi, che beneficiano della protezione degli insetti e dell'habitat che forniscono. Scarabei di ambrosia. Quando i coleotteri larvali diventano adulti, raccolgono spore di funghi e volano via per perforare nuovi alberi e riavviare il processo. Circa 3.000 specie di coleotteri utilizzano questa strategia. Diamo un'occhiata al bowerbird maculato, una specie studiata nel Queensland, in Australia, dove una recente ricerca ha scoperto che gli uccelli si dedicano al giardinaggio, in una specie. Gli uccelli giardinieri maculati maschi costruiscono nidi elaborati, o pergole, dai ramoscelli e li decorano con vari oggetti per attirare le femmine.